Anche Cardoso di Gallicano ha la sua panchina rossa contro la violenza sulle donne, in ricordo di Vanessa Simonini. È stata infatti inaugurata, nella parte bassa del paese, forse la più frequentata, la 40ª panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. Il rosso è stato il colore che ha dominato l'iniziativa, anticipata dalla performance di alcuni artisti del Circolo La Luna Smascherando, tra i quali Michela Innocenti e Lisa Lucchesi. Abbiamo deciso di fare una performance, grazie, insieme a Associazione Culturale Smascherando, insieme al Circolo La Luna, faranno questa esibizione di 30 minuti, dove saranno dei pezzi cantati e recitati, così da inaugurare questa bellissima panchina rossa. L'iniziativa della panchina rossa, che ovviamente rappresenta un simbolo importante contro questi comportamenti assolutamente non giustificabili, è condivisa dall'associazione Non ti scordar di te, che proprio a Gallicano, più esattamente a Ponte di Campia, ha un centro di ascolto aperto a tutte le persone che sentono il bisogno di rivolgersi a qualcuno. Però il fatto che tanti paesi, tante frazioni, tanti piccoli gruppi di case e quindi piccole comunità nostre abbiano chiesto di installare una panchina rossa vuol dire che la sensibilità nei confronti di questo fenomeno, brutto fenomeno della violenza sulle donne in questo territorio è comunque forte. Quello che vorremmo con questo segnale, con questi messaggi è invitare tutte le donne che hanno bisogno di aiuto a rivolgersi a qualcuno. Chiedano aiuto perché ci sono delle persone preparate che rispetteranno la loro riservatezza, che le aiuteranno rispettando la loro volontà.